Sì, la prima è quella della distribuzione dei kit che diamo a tutti i nostri alunni che fanno tempo pieno. È un progetto curato dal mio assessorato alla pubblica istruzione con Edda De Iasio, con la ditta affidataria del servizio. Quindi noi distribuiremo dei kit con un sacchetto che i bambini utilizzeranno, porteranno a casa, saranno lavati e riutilizzati. Questo è un concetto innanzitutto plastic free, cioè non c'è consumo di plastica, ma anche un concetto fortemente educativo che dà un messaggio ai ragazzi di essere responsabili, di essere attenti all'ambiente, e quello spreco di plastica viene eliminato. Secondo aspetto, oggi noi distribuiamo ai nostri dirigenti scolastici le cedole librarie. Perché è importante questo dato? Perché a dispetto di un incremento notevole dei richiedenti, passiamo da circa 700 a oltre 1000 cedole che quest'anno distribuiamo, noi abbiamo tenuto fermo il valore della cedola rispetto all'anno 21. Questo naturalmente l'abbiamo potuto fare soltanto e impiegando qualche giorno in più rispetto a quello che avevamo previsto, perché siamo intervenuti fortemente con risorse di bilancio per integrare con circa 100.000 euro le risorse che ci arrivano dalla Regione Campania. Quando saranno disponibili i kit, o meglio, quando verranno distribuiti e quando si potrà richiedere l'accesso alle cedole? Tutto da subito, saranno distribuiti agli istituti scolastici sia l'uno che l'altro, quindi da lunedì saremo operativi su tutto il fronte. Quest'anno veramente sta funzionando tutto molto bene. Per quanto concerne il kit per i bambini che frequentano la mensa, è un kit che consentirà loro anche di responsabilizzarsi rispetto alla loro crescita. È un kit che devono portare a casa, devono lavare, e poi aiuterà a capire anche quanto è importante non sprecare la plastica. Per le cedole librarie, già l'ha detto il sindaco, abbiamo voluto fortemente intervenire con dei fondi del comune per integrare ciò che ci dava la regione, per consentire a tutti di poterne usufruire. Oggi saranno consegnati sia i kit che le cedole ai dirigenti scolastici.